Io da bambino seguivo il 90° minuto, vedevo Necco e sognavo un giorno di poter fare il giornalista sportivo. Un sogno che poi si è realizzato e a volte la vita ti regala delle cose incredibili, delle emozioni incredibili, perché poi in un lungo percorso per ben 7 anni, tutti i lunedì sera Luigi Necco era ospite in un mio programma televisivo a Canale 9, che era casa sua. E devo dirti, io tutti i lunedì mi emozionavo quando arrivava Luigi, quando lo presentavo, perché certo non potevo dimenticare, io bambino che sognavo di diventare un giornalista come Luigi Necco, e non mi sembrava vero il lunedì averlo lì. E soprattutto negli ultimi lunedì me lo vivevo, me lo godevo, me lo respiravo. E ho dei ricordi meravigliosi, soprattutto ricordi legati proprio ai lunedì sera, all'andamento della trasmissione, ai suoi sorrisi, alla sua ironia, al suo prendermi anche in giro. Il ricordo più nitido è quello legato agli ultimi mesi. Noi ci vedevamo il lunedì sera e Gigi faceva fatica a scendere le scale della televisione, allora io lo sapevo e lo aspettavo, e alla fine della trasmissione avevo un mio modo di salutarlo, lo accompagnavo al taxi, ma lo accompagnavo soprattutto per una cosa, per chiedergli com'è andata la puntata, e lui mi rassicurava, voleva che io andassi a casa sereno, mi diceva guarda che è andata benissimo. Io mi schernivo e soprattutto mi emozionavo e diventavo rosso quando lui puntualmente ogni lunedì sera mi diceva non devi più farmi questa domanda, devi stare tranquillo, tu sei bravo. È detto da Necco, che per me rappresentava l'icona, il maestro, il mito forse inarrivabile, beh, mi consentiva di andare tutti i lunedì sera a casa con un sorriso particolare. Lui mi prendeva in giro dicendo ah, perché tu hai rapporti buoni con tutti, e quindi era un modo bonario di prendermi in giro. Un ricordo su tutti è la sua non solo disponibilità ma anche nella sua grandezza. È un ricordo legato al ritiro di Di Maro di questa estate. Lui mi chiama e quasi imbarazzato mi chiede, io sto venendo a Trento per la partita, riesci a farmi avere 2 ingressi, perché ci terrei, era la partita amichevole con il Carpi. Allora io ho attivato l'ufficio stampa del Napoli, l'ufficio stampa del ritiro a Di Maro, che mi hanno detto ci sono 2 posti in tribuna d'onore, e lui quasi a ringraziarmi per una cosa eccezionale, e io ho detto Luigi tu non devi ringraziarmi, tu sei la storia, ti spetta di diritto e ti fa onore che tu sia qui, così come lui era a Bergamo a gennaio per Atalanta-Napoli, così come veniva al San Paolo, perché lui aveva una grande passione, il calcio era la sua grande passione, ma è riuscito a trasmettere questa passione a tutti noi che all'epoca eravamo giovanissimi tifosi, forse ad avere un atteggiamento ironico e sereno verso il mondo del calcio, quella serenità che mi auguro possa essere ritrovata, perché indubbiamente come lo trattavano al 90° minuto il calcio era un bel modo di affrontare il tema calcio, oggi ci sono toni troppo elevati, troppo aspri, e forse invece bisognerebbe prendere esempio da un grande come Luigi Necco.